titoli della settimana sono l'ETF gestito da Deutsche Bank, che punta sui principali titoli del mercato azionario indonesiano, e l'ETF emesso da Amundi, che offre un'esaustiva rappresentazione del mercato azionario indonesiano, composto da 24 titoli. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF di iShares, composto da 30 delle maggiori società globali operanti nel settore dell'energia pulita, e l'ETF gestito da Amundi, che investe sulle principali società che operano nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica. Mostrano volumi elevati l'ETF emesso da Amundi, esposto sui principali titoli del mercato nordico europeo, e l'ETF di Deutsche Bank, composto dalle principali società operanti in ciascun settore industriale del mercato statunitense. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF controllato da Amundi, che consente agli investitori di beneficiare di un'esposizione ai segmenti large e mid cap di 15 paesi europei sviluppati. Forte interesse per l'ETF, controllato da Deutsche Bank, che punta sulle società costituite in Cina e quotate a Shanghai, Shenzhen, Hong Kong. Invito all'acquisto per l'ETF gestito da iShares, esposto sulle società dei mercati sviluppati dell'America del Nord.